Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi prepariamo le deliziose che sono dei pasticcini fatti di pasta frolla con crema pasticcera e Nutella. 300 g di farina 00 setacciata, 100 g di zucchero semolato o zucchero a velo, un uovo, vanillina o per meglio ancora vaniglia in bacche, e 200 g di burro e un bel pizzico di sale. Facciamo quindi la fontana nella nostra bowl. Inseriamo prima lo zucchero, poi ci mettiamo l'uovo, il burro, un bel pizzico di sale e la vanillina. Iniziamo quindi ad impastare tutti gli ingredienti in maniera molto veloce. Questa è un'idea per preparare un dessert super veloce, ma anche super goloso e appetitoso, che piacerà a grandi e piccini. Vedrete come ci metteremo poco per realizzare queste deliziose, che sono davvero deliziose! Compattiamo quindi la nostra pasta frolla. Ragazzi, guardate, abbiamo già fatto la pasta frolla, ci abbiamo messo un minuto. Adesso la avvolgiamo nella pellicola alimentare. Ok. Vi ricordo, non fate la palla, ma appiattitela, perché così il freddo arriverà in maniera uniforme. Quindi, la nostra bellissima pasta frolla, così stesa, la mettiamo in frigorifero per mezz'ora. E noi nel frattempo ci andremo a preparare la crema pasticcera, quindi abbiamo anche dimezzato i tempi. Ovviamente mi lavo anche le mani. In una bowl 40 g di amido di mais e 100 g di zucchero semolato. Versiamo un uovo. In una bustina di vanillina o vaniglia in bacche. Lavoriamo con una frusta. Fino a quando otterremo un composto spumoso. Adesso bollire 300 ml di latte e 100 ml di panna. La verso piano piano sui tuorli. Ne verso un po' alla volta sul composto di uova e zucchero. E facciamo sciogliere e poi mano a mano andremo a versare il latte rimanente.
riverso nel pentolino e riportiamo sul fuoco. Se c'è qualche residuo nella boule, mi raccomando, tiratelo via. Ok, andiamo sul fuoco. Non smettiamo mai di mescolare fino a quando la crema diventerà bella densa e corposa. Ci vorranno circa 4 minuti. Bene, una volta che sono pronti i nostri biscotti, dobbiamo girare al contrario soltanto le basi, ossia la parte della deliziosa che starà di sotto. Adesso farciamo con la crema pasticcera che ho messo all'interno di questa sac à poche con una bocchetta stellata. Ma anche una liscia va benissimo. La crema dovrà essere soda perché dobbiamo fare uno strato piuttosto alto di crema. E adesso andiamo a mettere anche la parte superiore, facendo una leggera pressione, in modo da far arrivare la crema sui bordi. Ho deciso di decorare la parte laterale delle deliziose con del cocco rapé, del cocco grattugiato.
In alternativa potrete utilizzare granella di nocciole, pan di Spagna grattugiato o biscotti tritati. Spolveriamo quindi con abbondante zucchero a velo. Quindi facciamo un piccolo spuntoncino di crema pasticcera al di sopra della nostra deliziosa e dopo, successivamente, facciamo un piccolo spuntoncino di Nutella sopra la crema, altrimenti la Nutella a contatto con lo zucchero a velo non attaccherà sul biscotto. Spolverizzo quindi con un po' di cocco grattugiato per dare un aroma ancora più goloso al nostro dolce. Ed eccole qua le nostre deliziose crema pasticcera, cocco e Nutella sono pronte! Con questa dose mi sono venute 16 deliziose. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. È una ricetta molto semplice e direi anche furba, perché, come avrete notato, sia nella pasta frolla che nella crema pasticcera c'è un uovo intero, quindi meno consumi e più risparmio. Fatemi sapere se questa ricetta vi è piaciuta. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto alla prossima video ricetta. E se vi va, date un'occhiata anche alle altre ricette che vi lascerò giù nell'info box. Ciao e grazie per aver guardato questo video. Grazie anche per il like. E se ti va, puoi iscriverti a questo canale per restare sempre aggiornato sulle nuove ricette dolci e salate. Tante ricette anche per questo Natale. Ti aspetto al prossimo video. Ciao e un bacione!